Allora ragazzi, nuovo video, nuova ricetta. Oggi ho il cameraman, quindi ho due mani che posso utilizzare. Allora, ricetta estiva, low carb, pochi carboidrati, penso saremo su intorno ai 15, più o meno sulle 30 grammi di proteine e zero grassi. Luce accesa, ottimo cameraman. Allora, ingredienti: frutta congelata, 200 grammi più o meno, 200-220, vedete voi. Noi abbiamo della pesca. Vi consiglio anche fragola o banana, sono buone tutte, però la pesca rimaniamo con carbo contenuti, quindi mettiamo poi dobbiamo mettere lo yogurt. Mi sono scordato, ho messo la bilancia a posto. Dobbiamo mettere 100 grammi di yogurt greco. Poi noi aggiungiamo 20 grammi di proteine, ma ragazzi sono opzionali, dipende quanto proteico lo volete. Quindi 20 grammi di proteine, poi, che pirla, 8 cubetti di ghiaccio più o meno, quindi ora ne mettiamo 7-8, poi vediamo dalla consistenza se aggiungere. Cosa molto importante ora è la quantità di acqua, perché ragazzi se sbagliamo con l'acqua ci viene un frappè. Allora io vado a mettere la tara, qui ho il bimby, mettiamo la tara e aggiungiamo circa 80-100 ml di acqua, poi nel caso aggiungiamo dopo ragazzi, ma è importante non metterne troppo. Ecco qui, 95, e cominciamo con la prima frullanza. Cameraman, dato che te lo mangi tu, dimmi se vuoi la cannella. Sì. Cannella, quindi per un po' di aroma andiamo a mettere la cannella. Se volete potete anche aggiungere del dolcificante, vedete voi. Mettiamola qui, ok? E andiamo a dargli un 30 secondi di frullanza. Ok, la prima frullatina, la prima botta l'abbiamo data. Vedete che il risultato è simile a una granita. Guardate, ancora non è propriamente un gelato, abbiamo ancora dei blocchi di ghiaccio e tutto. Il sapore è buono però. Per andare a dargli quella consistenza in più, andiamo ad aggiungere un po' d'acqua all'occhio e poi, per far venire il gelato, vi farò vedere, basta mettere la farfalla, quindi si aggiunge un po' d'acqua. Ora ricordatevi, questo è il tocco di classe, la farfalla. Andiamo a mettere la farfalla nel boccale, cerchiamo il punto di incastro. Guarda, guarda, cameraman, guardate il volume del gelato è questo qui. Ora con la farfalla dovrebbe arrivare qui. Quindi mettiamo la farfalla e mettiamo circa 30 secondi, vediamo qui la velocità. Vediamo se è uscito. Direi ragazzi, vi faccio vedere la consistenza. Ora, dato che è tanto, lo andiamo a versare. Scusami, cameraman. Lo andiamo a versare in un piatto. Piatto così. Perché se avete una ciotola più grande, ma ragazzi è tanto il gelato. Ok,
uscito buonissimo. Il volume parla da solo. 16 grammi di carboidrati, una trentina di proteine, zero grassi, ragazzi. Provatelo e noi ci vediamo alla prossima ricetta.